every day and every hour, every second you're around. Sparks fly, if I try to separate from you, I die. I must confess, I'm begging you, don't wanna be lonely tonight. I'm so confused when you're out of sight. You're my baby, I'm your child. I belong to you, every step I do. I belong to you, always with you. I belong to you. Buonasera, grazie. Io sono davvero felice di essere qui, di ritrovare Leggermente e di conoscere Roberto Casati. Di questo libro ho sentito parlare quando era ancora in bozza e il mio editore, che è lo stesso, me l'ha consigliato caldamente dicendomi che mi sarei particolarmente innamorata, ed è così è stato, un libro che ho atteso e quando poi è uscito a novembre l'ho, come si suol dire, divorato. In effetti è anche un po' inaspettato, perché un libro che si intitola La lezione del freddo ha qualcosa che è qualcosa di pesante, no? La parola lezione. Però non è uno di quei libri che vanno molto di moda adesso, che tentano di dare soluzioni a tutti. Lo stile di vita danese che tutti dovremmo applicare nella nostra vita non dà soluzioni generiche, ma dà delle soluzioni specifiche, particolari, di una realtà che l'autore ha vissuto e di cui ci racconta. La parola freddo poi mi ha ricordato quando studiavo fisica d'architettura, perché nonostante abbia una formazione classica e poi mi sia cimentata con le parole, con i romanzi, ho avuto questa parentesi fortunata di studi anche scientifici e mi sono imbattuta nello studio della fisica, nello specifico della termodinamica, che già allora il mio modo di studiare le materie scientifiche era con un approccio da classico, da liceo classico. E della termodinamica mi avevano molto colpito i due principi fondamentali, che li conoscete, li saprete. Il primo è quello di conservazione dell'energia, cioè il famoso postulato nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. E il secondo principio invece si basa sulla trasmissione del calore, che quindi dice che il calore si trasmette dal corpo più caldo al corpo più freddo, in questa direzione spontanea. Questa cosa la trovavo particolarmente romantica, perché immaginavo che un piccolo pezzettino di brace lasciato in un paesaggio nevato in pochissimo tempo sarebbe diventato freddo, ma non perché il freddo l'avrebbe fagocitato trasmettendo il suo freddo al pezzettino di brace, ma sarebbe avvenuto il contrario, cioè il pezzettino di brace, finché avrebbe potuto, avrebbe ceduto tutto il calore possibile. E la fisica è interessante perché in un certo senso ci racconta non soltanto gli esperimenti che avvengono in un laboratorio dove la realtà viene ricreata a delle condizioni particolari, ma ci parla proprio della nostra vita. E ci dice, la termodinamica, che alla base della vita sta uno scambio, un'interazione termica costante. In questo momento noi stiamo trasmettendo calore alle sedie, perché siamo più caldi delle sedie. E quindi c'è uno scambio, una trasmissione di calore ed energia. E ho trovato che è un paragone interessante, perché mi sono immaginata questa famiglia, la famiglia di Roberto Casati, che passa 5 mesi in questo freddo enorme del New Hampshire in America, però il calore non lo disperde in questo paesaggio gelato, ma non lo sperpera, ma lo trasforma in che cosa? In una narrazione. Il libro inizia così. Ancora oggi nel frigorifero teniamo un campione di neve del New Hampshire. È passata per vari stati, adesso un cilindretto di ghiaccio. Per noi quel ricordo è ancora vivo e presente. La neve nel congelatore è quella che abbiamo toccato con mano, raccolto, messo da parte noi stessi. Quella che per 5 lunghi mesi, senza interruzione, vedevamo dalle finestre di casa. Questo barattolo di neve mi ha ricordato quella volontà che Wisława Szymborska, la poetessa polacca, nella sua poesia meravigliosa La gioia di scrivere, definiva appunto come il potere di conservare, di preservare. E effettivamente scrivere è
mettere in salvo, conservare, chiudere nei barattoli, trasmettere a qualcun altro e a chi? Ai lettori. Ai lettori che ovviamente ricevono questo calore, ne trattengono quello che possono e poi lo ritrasmettono agli altri, raccontando i libri che hanno letto. E questo è il motivo per cui ci troviamo qui. Io sono molto contenta che i gruppi di lettura di Leggermente abbiano scelto La lezione del freddo. E, nella lezione del freddo Casati racconta in modo chiaro e semplice, che a mio avviso è un grande talento, una parte della sua vita nella quale forse in modo anche inaspettato, come quando la mattina ci svegliamo e ci siamo stati sorpresi da una grande nevicata, si trova a fare quelli che lui chiama esperimenti, numerandoli. Spesso alcuni titoli dei capitoli del libro si chiamano esperimento numero 1, 2, 3, 4. Proprio come un fisico, quindi, mi viene da dire. Lui è un filosofo delle scienze cognitive e dirigente di ricerca al CNRS all'Istituto Nicolò di Parigi, e poi forse qualcos'altro anche, Roberto? Questo è, ok. E oltretutto ha scritto dei saggi molto, molto interessanti che non ho ancora letto, ma che ho scoperto grazie a questo incontro, in cui lavora su materie interessanti come le ombre, come i buchi. Chi ha letto il romanzo sa di cosa stiamo parlando. A un certo punto lavora, trasloca un anno quasi nel New Hampshire con la famiglia, dove arriva in piena estate, ma già all'inizio viene come avvisato dalle persone che già ci abitano che qualcosa di grande presto arriverà. Quindi quella che è un'estate classica con i bagni in piscina, il caldo, l'abbronzatura, è in realtà un momento di preparazione all'attesa di questo grande evento, che è l'arrivo dell'inverno, l'arrivo della prima neve. Roberto scrive: comincia a riflettere su come catturare l'inverno. Qui tutto viene rallentato, si deve trovare il modo di raccontare la stasi e il cambiamento impercettibile, che è proprio qualcosa che fa parte della natura più fisica delle cose. Inizia a indagare la natura invernale del mondo, questo cambiamento impercettibile, ed è una natura completamente diversa da quella a cui siamo abituati noi, che abitiamo in uno scenario europeo, quindi temperato. Lui vive a Parigi, che è diverso da Torino, io sono di Genova, però di sicuro l'Europa ha un clima diverso da quello che lui ha trovato in America, in quella zona dell'America particolare. Ed è un freddo quindi diverso da quello che magari noi incontriamo quando andiamo in ci concediamo di andare in settimana bianca e stiamo a sciare. È un freddo che, Roberto scrive, occupa tutta la nostra esistenza, solo per 5 mesi, ma di sicuro quindi è un freddo che ha con sé una lezione o più lezioni. Io, leggendo e sapendo anche di questo incontro, quindi rileggendo, ho cercato di questa grande lezione del titolo di dividerla in più lezioni, quindi più temi da affrontare con lui, quindi non saranno proprie domande, ma saranno magari argomenti per approfondire. So che ci sono state delle domande nei gruppi di lettura che ho segnate, so che ci sono domande che voi volete fare. Queste lezioni io penso che abbiano a che fare con tantissime cose, di questo sono rimasta colpita, nella relazione tra le persone, hanno a che fare con la relazione tra l'individuo e la natura, hanno a che fare con i nostri pregiudizi sugli altri, con l'entusiasmo della scoperta, delle scoperte nuove, col senso del pericolo, con la necessità di sopravvivere, e anche hanno a che fare sul modo in cui noi scegliamo di spendere il nostro tempo presente. Quindi, insomma, in quel barattolo di neve iniziale è concentrato veramente tanto. E la prima cosa che mi ha colpito, rimanendo sul tema del freddo, è che a un certo punto tu lo definisci come dicendo che noi conosciamo un freddo turistico, e poco più avanti parli di un altro concetto molto anche attraversato dalla letteratura, che è quello del viaggio. Nello specifico scrivi: in un viaggio che si rispetti ti fermi.
E sempre parlando di viaggio, a un certo punto contrapponi all'uso, per orientarci, all'uso del GPS, che assomiglia a alla realtà dei videogiochi, l'uso della cartina che invece ci costringe e obbliga a stare dentro al paesaggio. E in questo periodo mi sembra che si parli molto di un certo tipo di turismo che danneggia l'ambiente, danneggia le culture con cui viene a contatto, perché è un turismo superficiale, non è un viaggio che si rispetti. E quindi il mio primo argomento era chiederti questo: il viaggio che si rispetti, che viene contrapposto alla vacanza, a quella che si chiama vacanza, e il freddo autentico, contrapposto invece a quello che tu chiami il freddo turistico, sono due modalità di vivere effettivamente in pericolo, in via di estinzione, come mi pare che forse anche in quarta di copertina sia il freddo un grande maestro che rischiamo di perdere per sempre. Grazie per l'invito a venire in questo bellissimo luogo, grazie a Leggermente, che ha organizzato questo e che però non è soltanto un evento, ma è un vero e proprio... è un incontro, nel senso che io ho avuto un anticipo delle domande che mi sono state fatte, quindi da pochi minuti in realtà, e quindi vedo questa intensità che a me interessa. Io devo dire, ho passato diversi anni ultimamente a fare interventi in pubblico per la difesa della lettura su carta. Qualcuno di voi lo saprà, insomma, ho scritto un libro che difende questa idea che bisogna leggere di più su carta e passare meno tempo sugli schermi, però in realtà alla fine è soltanto una difesa della lettura quella che mi interessa, poi carta, schermo non è molto importante, e qui mi sento difeso, non so come dire, in un certo senso sfidato da alcune domande e difeso. Poi voglio ringraziare Esther che si è prestata, Esther Armanino che si è prestata a questo esercizio. E una cosa che succede agli autori: uno fa un libro, fare un libro è come costruire un'enorme macchina a ruote e a vela che si spinge piano piano in cima a una montagna, aggiustandola così, poi a un certo punto la si butta, è questa parte, e arriva da qualche parte, e arriva da qualche parte vuol dire che poi qualcuno ti chiede conto di quello che hai scritto, cioè ti fa delle domande, vuol dire che qualcuno l'ha letto. Adesso io sto ricevendo, quelli di voi che hanno letto il libro capiranno cosa voglio dire, ricevo molte lettere che mi chiedono come sta Blacky, cioè il cane di cui parlo nel libro, però e anche questo è molto importante, cioè perché c'è una storia che ha tanti protagonisti e questi protagonisti non mi sono neanche noti, in un certo senso, cioè la lettura che ne viene fatta in questa difesa di me da parte del lettore che mi sta leggendo è un modo per me di scoprire che cosa ho fatto, che è stranissimo, devo dire, quanti sono anche un po' perplesso nel cercare le risposte alle domande che mi vengono fatte. La domanda, dunque la prima domanda, questa dimensione del viaggio, allora... il viaggio, noi siamo arrivati nel New Hampshire, io dovevo lavorare lì, le mie figlie dovevano andare a scuola, abbiamo creato delle situazioni anche di scoperta, quindi abbiamo anche un po' viaggiato nella zona, e una cosa che mi ha colpito tantissimo è che arrivando su delle autostrade, no, ci sono queste autostrade che credo fossero del piano Eisenhower, quindi le grossi lavori pubblici per mantenere in piedi l'occupazione, hanno tagliato nel granito, bellissime, cioè sono delle opere d'arte con delle piazzole meravigliose, però immaginate per delle auto che erano più dei trattori all'epoca, immagino, no? Quindi uno attraversa gli Stati Uniti, fa questi viaggi e sulle piazzole di sosta ci sono dei barbecue che io non ho mai visto in una piazzola di sosta autostradale, cioè mi sembra strano che uno andando da qui a, che ne so, a Perugia, a un certo punto si fermi al roncobilaccio e tiri fuori le salsicce. Però evidentemente qualcosa del genere deve essere successo, perché non solo c'era il barbecue, ma c'era anche proprio il trademark, la marca di fabbrica, la pubblicità, noi facciamo questi barbecue per le autostrade e così via. E questo mi ha colpito, perché vuol dire che in un viaggio che si rispetti tu ti devi fermare da qualche parte, cioè, se non è un viaggio, se noi vediamo il viaggio come una traslazione,
Anzi, se potessimo, così mi piacerebbe stasera invece di andare in albergo, io apro la camera, la porta dell'albergo e mi ritrovo in camera mia a Parigi, senza dover rifare l'arrivataccio domattina, eccetera, eccetera. No? E non è un viaggio questo, è una traslazione, un teletrasporto, non saprei come chiamarlo. E questo mi ha fermato, è stata una delle tante pause. La vita, questa vita un po' sospesa che abbiamo vissuto per un anno, sono state continue battute d'arresto, cioè fermati, attento, guarda, cioè fai attenzione. Direi che, siccome mi piace anche anticipare sulla fine di quello che dico per non lasciare una suspense insopportabile agli astanti, la lezione del freddo è l'attenzione, cioè la vera lezione del freddo è l'attenzione. Fai attenzione in tutti i modi possibili e immaginabili. Però non è che è una lezione nel senso appunto non magistrale, è una richiesta del mondo. È lì, c'è questo barbecue isolato in un'autostrada, fai attenzione, pensaci, qualcosa succede, c'è un mondo dietro questo. No? E forse il viaggio è questo, cioè è scoprire delle cose che ti chiamano. Queste cose ti chiamano e tu devi in qualche modo rispondere, per cui alla fine una parte del mio lavoro è stato relativamente semplice, cioè si è trattato di rispondere a delle chiamate continue che vengono dall'esotismo di una situazione come quella in cui abbiamo vissuto, ma vengono anche dalla forza delle cose che ti stanno chiamando. In un viaggio che si rispetti devi fare attenzione, la cartina e il GPS, qui faccio un collegamento alle tante presentazioni che ho fatto per difendere delle attività non digitali da un mondo che è sovraccarico di digitale, la cartina è un oggetto che ti obbliga a fare attenzione, perché per poter usare una cartina devi guardare il territorio. Il GPS uno potrebbe anche togliere lo schermo, alla rotonda prendi la seconda sinistra, fai 200 metri, eccetera, eccetera, non hai più bisogno di guardare il territorio, se non per quel che ti impedisce di inciampare o di andare a sbattere contro la macchina davanti a te, però non c'è più una comprensione di dove sei, te lo dice lui. E qui io sono un grande amante delle tecnologie, nonostante appunto cerchi di proteggere, perché comunque sono straordinarie potenziamenti delle nostre capacità, che però non vengono senza un costo, quindi ho cercato per un anno, uno degli esperimenti di vita che ho fatto, di vivere senza GPS, quindi muovermi in questo ambiente, e devo dirvi, non è stato facile per la ragione seguente: le cartine europee sono molto belle, questo per dire che le cartine americane sono, cercando un aggettivo diplomatico, però sono veramente molto malfatte, sono, chiunque abbia cercato di navigare il continente americano con le cartine americane saprà quello che dico, cioè sono schematiche in un modo incomprensibile, sono false, non sono aggiornate, e quindi questo lavoro di attenzione è doppio, la sfida è stata doppia. Secondo me c'è un elemento narrativo anche in questo, cioè cercare di sopravvivere con le cartine americane, si potrebbe fare un libro anche solo su questo, no? Come ho navigato l'America senza GPS con le cartine della AAA, che è la America Automobile Association. Poi mi viene in mente anche che in un viaggio puoi anche perderti, e c'è una parte interessante quando tu parli del disorientamento, e mi ha colpito quando tu dici che esista chi studia il modo in cui la gente si perde. Sì, questo, allora qui, visto che siamo su questo tema quasi scautistico, no? Perché poi alla fine io ho passato parecchio tempo nella natura, in questo, nonostante non volessi fare una vita turistica, però insomma c'era il posto, forse vi faccio vedere proprio un paio di foto che vi danno un'idea di quello di cui sto parlando, che penso diano poi. Nel brano che ricordo dicevi che un bambino e una persona molto anziana hanno un modo diverso, sì, di perdersi di una persona. E questo appunto dipende dalla particolare natura del territorio, no? Questa era dove abitavamo noi, in mezzo ai boschi. Eccola lì. Quella che vuol dire abitare in questo spazio, facendo zoom out 10 volte, che vuol dire boschi, ancora boschi e poi ancora boschi, no? Tutta questa è la parte, perché sono boschi a perdita d'occhio. E diciamo,
Per voi che abitate vicino a delle bellissime montagne, e vi invidio molto perché Parigi mi obbliga ad andare su delle collinette per riuscire a fare un po' di escursioni, esiste una cosa che ho descritto nel libro che si chiama l'algoritmo delle Alpi. L'algoritmo delle Alpi è una regola molto semplice per non perdersi. In effetti, credo che nessuno si sia mai perso nelle Alpi. Cioè, possono esserci persone che sono andate incontro a situazioni difficili, si sono fatte male, poi bisogna andarle a recuperare. Ma perdersi sulle Alpi, un po' come cantava Lucio Dalla, no? Berlino, mi sono perso con Bonatti, insomma, non ti puoi perdere. Perché non ti puoi perdere? Perché c'è una regola semplice, c'è un algoritmo che ti permette di salvarti. L'algoritmo è questo: comincia a scendere. Poi magari è difficilissimo scendere, cioè non è mica detto che ci riesci, però il punto è che la soluzione c'è, magari è difficile, ma esiste. Allora, comincia a scendere, troverai un torrente. È inevitabile. Massima pendenza ti porta al torrente. Segui il torrente, ti porta al villaggio. Quindi l'algoritmo, scritto in algoritmichese, inizio, comincia a scendere, incontra il torrente, segui il torrente, incontra il villaggio, fine. A quel punto sei salvo. Di nuovo, può essere difficilissimo seguire il torrente, però la soluzione esiste. Nel New Hampshire, per via di questa conformazione boscosa un po' particolare, inizio, incontra il torrente, inizio, scendi, incontra il torrente, segui il torrente, finisci nello stagno. E a quel punto non c'è fine, cioè o cribbio, adesso cosa faccio? Cioè, lo stagno è dappertutto. In questa configurazione chi si perde veramente, nel senso che poi c'è un fenomeno particolare che si chiama wood shock, che è lo shock del bosco, comincia a girare in tondo, e allora è una persona del New Hampshire che si chiama Robert Coster, che ha creato un database di incidenti di persone che si perdono, che è interessantissimo. Solo leggerlo è un romanzo. Praticamente cosa ha fatto? Ha misurato, per tutti gli incidenti che sono stati registrati di operazioni di soccorso e di salvataggio, la distanza che c'è tra il luogo in cui si è persa la persona e il luogo in cui la si è ritrovata viva o morta. Ma questo è un dettaglio per il database, perché gli scienziati non guardano queste differenze. E poi ha visto che tipo di persone si perdono. Possono essere uomini, donne, bambini, anziani, anziani con demenza, 41 categorie, comprese attività, boy scout, adolescente, cacciatore, eccetera. E ne risultano delle cose interessantissime. Solo la statistica è fantastica, perché permette di leggere il mondo. Per esempio, se si è perso un bambino o un anziano, l'area di ricerca è molto ristretta. La probabilità di trovarlo vicino al luogo in cui si è perso è molto alta. Se si è perso un cacciatore, i cacciatori pensano di saperne una più di Bertoldo, e bisogna subito prendere un'area che è il quadrato della precedente. Se ci mettete 10 persone, dovete mettercene 100 per il cacciatore. Sono pericolosissimi. Gli adolescenti cacciatori poi sono assolutamente, infatti si perdono, non li si trova più. Cioè quelli. E questa scienza del perdersi è una scienza del ritrovare, se li ritrovi naturalmente. È molto locale, questa è un'altra lezione, se volete, del freddo, cioè l'ambiente conta, ma l'ambiente conta perché è lì dove sei e il modo in cui è fatto genera i tuoi problemi, è lì che devi trovare le soluzioni. Questo è un libro non chiaramente esportabile, nel senso non è un manuale di sopravvivenza al freddo o un manuale per difendere... Generico. Serve a trarre delle lezioni su come cavarsela in alcune situazioni, però... diciamo, come cavarsela, poi non è il manuale dei giovani marmotte, diciamo, è più una ricerca su cosa vuol dire osservare dei fenomeni che possono permettere di salvare la tua vita, ti permettono di salvarti la vita, e che al tempo stesso hanno una bellezza quasi insostenibile. Però c'è qualcosa che io ho ritrovato, che è un'altra delle lezioni del freddo, che è quella della gentilezza. Quella che tu chiami la gentilezza, la solidarietà, quella del mutuo soccorso. Io sono di Genova e ho vissuto recentemente due alluvioni che hanno fatto parecchi danni nella mia città. E sono stati interi quartieri devastati dalla violenza dell'acqua. E cos'è successo proprio
l'attimo dopo che un'intera città si è ritrovata a spallare del fango. Anche chi non era stato colpito, volontari, studenti, addirittura anche gli immigrati, tutti collaboravano come se in un certo senso la catastrofe avesse almeno il merito, si fa per dire, di risvegliare quel senso di solidarietà attiva e pratica che in tempi normali rimane sempre un po' assopito, vuoi per la paura che si ha degli altri, vuoi per i pregiudizi. Tu scrivi che questo freddo senza confini in cui effettivamente ti trovi con dei cumuli di neve sulla strada, ovunque, e che blocca e rallenta tutto, dici proprio, ti obbliga a coltivare urbanità. E mi è piaciuta molto questa espressione. E quindi sono forse i confini e anche il concetto del privato a renderci peggiori? Peggiori inteso, contestualizzato con questo discorso. Sì, guarda, non lo so, io... Perché qui non è una catastrofe, chiaramente, no? No, però è una catastrofe giornaliera, cioè ogni giorno... È una catastrofe giornaliera, quindi diciamo... Sì, a me sembra che ci sia molta più solidarietà nel mondo di quanto non si voglia raccontare, soprattutto di quanto i media non raccontino, perché non fa prima pagina la solidarietà, invece fa parte della nostra vita ed è più evidente in alcuni casi, però è lì. Cioè non è che c'è una riserva nascosta di solidarietà che poi in alcune occasioni viene attivata un po' controvoglia perché bisogna comunque risolvere la situazione. Secondo me c'è moltissima solidarietà nel mondo, molto di più di quanto non si voglia ammettere, e poi ci sono delle occasioni che la rendono più saliente. Ovviamente in una situazione come questa in cui il bisogno è continuo e devi veramente dipendere dagli altri, questa cosa si manifesta continuamente. La dipendenza è molto forte, cioè hai sempre bisogno di qualcosa e c'è sempre qualcuno che anticipa sul tuo bisogno. Cosa banalissima, l'accompagnamento delle bambine a scuola, insomma, c'è sempre bisogno, non riesci a fare tutto da solo, cioè bisogna sempre organizzarsi, fare carpooling e soprattutto consigli anche, poi noi siamo arrivati con una sprovvedutezza che veramente meriterebbe quasi di essere perseguita penalmente, non è possibile giungere in una situazione così difficile con così poca idea di... Io devo dire, c'è un grande pregiudizio sull'ignoranza geografica degli americani rispetto all'Europa, sì, abbiamo chiesto nel Texas se sanno dov'è la Germania e la mettono... A est della Grecia, non so per dire, no? E quindi questi americani, però voglio dire, quanti di noi sanno dov'è l'Oklahoma esattamente? Alzi la mano chi veramente potrebbe il New Hampshire adesso lo sapete, io non lo sapevo, non lo sapevo prima di andarci, perché non è mai stato un bisogno, lo confesso, quindi a questo livello di sprovvedutezza. Poi quando l'ho visto ho detto, ma sì, vabbè, sarà, guarda, è un posto freddo, fa attenzione. Quindi siamo arrivati e abbiamo fatto un sacco di cose da sprovveduti. Per esempio, abbiamo preso questa casa nel bosco che vi ho fatto vedere, no? Perché è stata una mezza scelta, nel senso non c'era molta scelta, ci siamo trovati. Allora, la strada, come vedete, è qua, la casa è là, e per andare dalla strada alla casa ci vogliono sono circa 250 metri. Di un accesso, una strada vicinale si direbbe da noi, che è condivisa con un'altra casa che è quella lassù, dei cosiddetti vicini, sempre anche loro nel bosco, e sono 250 metri che quando nevica devi spalare. Allora, con molta buona lena riesci a spalare un metro al minuto, se proprio ti ci metti. Questo vuol dire che fai 4 ore di spalatura neve. Ovviamente c'è qualcosa che non può funzionare, cioè, quindi allora ti spiegano come fare, cioè devi chiamare, sono delle società che sono, c'è molta informalità, questa è una cosa interessante dell'America, no? Un mondo molto informale, ci sono queste piccolissime società che ti offrono i loro servigi e sono sostanzialmente dei semiprofessionisti che d'inverno montano uno spalaneve davanti al pick up e poi vengono quando vogliono loro. Letteralmente quando vogliono loro, vengono abbastanza, però quando vogliono loro a volte non vengono, e quindi
E allora a questo punto intervengono le solidarietà di nuovo, cioè come risolvere questi. I problemi sono questi e sono migliaia. Io ne ho fatto una piccola selezione perché non volevo fare il catalogo delle difficoltà dell'europeo nel New Hampshire, ecco, non era questo il punto. Però la solidarietà è stata una vera lezione perché la vedi proprio, è quasi come l'aria che respiri, cioè e devo dire, non è detto che io sono un grande amante dell'America in generale, e l'America è tutto e il contrario di tutto, qui è una cosa un po' particolare, un'isola all'interno di questa isola americana che... E richiede anche un po' di fiducia, no? Ovviamente, perché tu c'è un punto in cui racconti, dici alzi la mano chi lascerebbe le chiavi inserite nella macchina. Alzi la mano chi lascerebbe le chiavi inserite nella macchina perché c'è una nevicata e passa lo spallaneve e potrebbe aver bisogno di spostarla. Oppure... Non vedo mani alzate. Oppure quando trovavate spesso operai chiamati che magari guardavano i libri in libreria, c'è questa permeabilità qui. Sì, noi non sapevamo chi avesse le chiavi di casa, non c'era. Ogni tanto capitava qualcuno che i proprietari avevano mandato e sta facendo dei lavori, degli aggiustamenti, perché poi queste sono comunque. Sono case americane, non sono case europee, cioè sono fatte con la spara a chiodi, sono di legno, di lamiera, sono belle, grandi e tutto, però sono fatte in questo modo, hanno delle garanzie decennali, una casa con una garanzia decennale è bizzarro, noi abbiamo la garanzia decennale, no? Sì, fortunati, beati. e quindi vanno continuamente riparate, ci sono continui problemi e sei, a un certo punto ti abitui ad avere persone che te li trovi in casa. Poi, in alcuni casi appunto mi sembrava un po' esagerato che avessero preso i libri e leggessero, perché alla fine non è che, diciamo, a fondo era casa mia, l'affittavo, non è che, però ci si assesta su questo livello di accettazione e semplifica la vita. Il mondo americano è tante cose, però c'è questa un termine che a me piace dell'inglese, che è expediency, che vuol dire, non so, speditezza, sì, le cose si fanno. C'è un punto, giusto perché parliamo di America, c'è un punto che mi è piaciuto molto. Il Connecticut scorre in una commessura creatasi quando la placca continentale europea è andata a schiantarsi contro quella nordamericana. Deve essere stato un evento interessante da guardare, e non parlo di un ipotetico time lapse o di un cartone animato di quelli che mostrano i continenti a zonzo come zattere sugli oceani. Penso davvero all'animale europeo, un armadillo, una rana, in vento, non ne so nulla, ahimè, ma qualcosa del genere deve essere successo, che a un certo punto si è trovato a un passo, ma proprio a un passo, dalla placca americana. Si è guardato intorno, ha tirato il fiato, si è impettito e ha attraversato il chiasmo, una bravata, una sfida con gli amici. Oh, io ci vado. La scoperta dell'America è un mito meraviglioso e intramontabile, che nessuna verità naturalistica, non la genetica, non l'epidemiologia, né il ritrovamento di tracce e documenti storici possono scalfire. Riemerge in mille avventure. L'America per noi terrestri è stata come un pianeta nel pianeta e continuiamo a scoprirla e a sognare di scoprirla, sempre lontana, sempre sconosciuta e vergine. Io in America non ci sono mai stata e faccio parte di quelle persone che pensano di conoscere l'America attraverso un immaginario mio, che ovviamente che è quello, penso, condiviso da molti, che si è formato sui libri, sui film, sulla Beat Generation, su tutta l'attualità che ci arriva oltreoceano. Però in effetti è vero, c'è ancora questo mito, continua a esserci il mito dell'America che va scoperta, e effettivamente sembra ancora che esistano due tipi di Americhe. Di America. Una è quella del mito, quella che il nostro immaginario si attende e che distorce in un certo senso. E mi viene in mente qua all'inizio la prima esperienza che fate, quella di andare al drive-in e voi vi posizionate con la macchina dritta e tutti sono girati coi pick-up e poi scoprite che effettivamente il pick-up è più comodo perché ti metti le coperte. Oppure mi viene in mente il supermercato, che è un grande habitat, un luogo americano anche della letteratura. Oppure c'è l'altra America, quella reale, che tu hai conosciuto, che tu racconti così bene.
seguendo il tema del freddo e delle lezioni, che è quella, ad esempio, della casa tipica, che mi ha colpito questo. Io sono architetto, quindi questo pezzo che tu racconti, tratto da questo architetto Don Metz, in cui viene raccontata la casa tipica americana, che è una casa che ha una facciata coloniale, tipicamente che orientata verso la strada d'accesso, quindi verso al mondo, ma poi in realtà la vita si svolge tutto dall'accesso sul retro, e la comodità di entrare dal garage, dalla cucina. Oppure la vita di quartiere, la vita, insomma, del vicinato, tutti che ti guardano, tutti che ti controllano e non sai se... E tu spesso dimostri, anche con tanta ironia, anche... la prendi sempre come anche un qualcosa di inquietante in fondo. Beh, diciamo, sull'America bisognerebbe parlare a lungo, e io forse non sono la persona più qualificata per farlo, perché ci ho vissuto per dei periodi. L'America, secondo me, contiene una parte di mito che penso che tutti noi vogliamo in qualche modo conservare, anche se poi questo non rappresenta cos'è l'America veramente. Cioè, uno potrebbe decidere di andare a vivere in America, scoprirebbe che è tutto diverso, però penso che abbiamo diritto a mantenere in vita un'America soltanto mentale, un po' come la Cina della Turandot, diciamo, una cosa che non esiste veramente, o che esiste soltanto in parte, e è un modo di immaginare qualcosa di altro da noi, che però non è troppo altro da noi. Per esempio, è molto difficile, non so, il Giappone per esempio è molto altro da noi per tanti aspetti. Uno in Giappone ha bisogno di una cartina non solo della strada, ma anche una cartina delle persone, una cartina dei gesti, una cartina dei... è molto altro da noi. E l'America, questo strano pezzo di Europa che ha conquistato il continente americano, con i costi che ci sono stati per le persone che ci abitavano, oggi, per come è un mondo relativamente, è un mondo di immaginazione confortevole, non so come dire, ti permette di scoprire qualcosa di te stesso senza fare troppa fatica. Cioè, non è come andare in Giappone, dove scopri qualcosa di te stesso però con un costo elevatissimo, no? E a me piace questo aspetto dell'America, cioè di essere sempre e comunque un oggetto mentale da qualche parte, anche... adesso so che lo sto dicendo in maniera un po' contorta, però ci sono delle cose veramente americane. So queste per esempio le Barnes, no? Che sono la casa che hai descritto. La casa americana ha questa facciata palladiana, la struttura pentapartita, c'è, cioè, una porta centrale, due finestre di qua, due finestre di là, che non viene mai usata. Questa facciata ogni tanto ci si va in giardino, perché appunto è comodo, visto che tutti hanno l'auto, mettere l'auto in garage ed entrare in casa dal garage. Quindi tutti entrano in casa dal garage. Quello è l'ingresso. L'ingresso di casa è un garage. E per passare dal garage poi devi andare nella stanza del fango, dove ti pulisci le scarpe eventualmente, eccetera. Però poi l'America può essere anche molto dura. Per esempio, una cosa che si vede con il freddo, sono le differenze sociali che sono legate al freddo, sono enormi. Chi ha dei mezzi vive in alto, chi non ha i mezzi vive in basso. Perché questo? Beh, perché a un certo punto la neve si scioglierà, e quando la neve si scioglie il fango si accumula in basso. Chi ha dei mezzi ha tanto spazio intorno a sé, e questo permette, quando spali 250 metri di stradina d'accesso, di accumulare la neve, perché da qualche parte quella neve deve andare, non è che la vaporizzi con il raggio laser, cioè deve andare da qualche parte. Quindi se sei ricco devi avere uno spazio in cui mettere la neve che viene spalata, e se sei povero questo spazio non ce l'hai, il che vuol dire che, come nella parabola dei talenti, cioè a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cioè, il poco spazio che hai, ci va la tua neve, ma ci va anche quella della strada comunale, no? Che quindi è difficile poi entrare a casa tua. E queste cose, sì, forse fanno parte anche queste di un'America mentale che poi puoi toccare con mano. Il freddo in generale è una cartina al tornasole, no? Che permette poi di fare vedere
i posizionamenti, far vedere dove esattamente uno sta, cosa deve esattamente fare, è un po' un filtro, non so come dire, un occhiale che ti permette di guardare anche queste differenze. Anche quel livello di cui parli verso la fine del libro, quando prima che arrivi il disgelo, quindi che arrivi la mud season, la stagione del fango, quando poi la neve si scioglie, quello strato su cui tu pensavi di poter fare qualunque cosa, dai bisogni del cane, tutto spariva, improvvisamente lo ritrovi riaccumulato in un... Anche qui il clima lì viene descritto con i nomi indiani delle stagioni, no? E ci sono quattro stagioni come le nostre, però sono un po' diverse, cioè tutto viene inaugurato da questo bellissimo autunno che si chiama colore. Sostanzialmente la stagione centrale è neve dura 5 mesi ed è aperta da colore ed è chiusa da fango. Colore è la visita di un altro pianeta, proprio non è neanche l'America. Se io non faccio parte dell'ufficio di promozione turistica del New England, però se una volta nella vita vi capitasse di voler fare un viaggio veramente in un altro pianeta, senza dover affrontare tutti i costi complicati di questo, andate a vedere un autunno nel New England, perché è veramente, mi commuove il solo pensiero della bellezza di questi paesaggi che non hanno, non ci sono le parole per descriverlo, e le foto che trovate su internet non hanno alcun senso, perché si è completamente immersi in questa luce arancione sempre, perché tutto è la stagione che chiude neve e fango, che è anche questa è breve, cioè sono stagioni molto brevi in realtà, e poi neve molto lunga, poi dopo c'è mosche, che è l'estate, che però ce la siamo un po' risparmiata. Fango è il precipitato di neve. Allora, il suolo gela, no? Gela fino a circa mezzo metro di profondità, forse anche di più, quando noi abbiamo avuto un inverno freddo, quindi è gelato abbastanza, e poi quando comincia il disgelo, questo suolo non riesce a sgelare subito, quindi non riesce non riesce a assorbire l'acqua, cioè l'acqua resta in superficie, e siccome è una terra un po' argillosa, c'è fango ovunque, poi la neve si scioglie strato dopo strato, si appiattisce, si comprime, e tutto quello che c'è stato depositato durante l'inverno esce a quel punto, ed è abbastanza, come dire, è esigente dal punto di vista olfattivo, dal punto di vista della pulizia, cioè bisogna fare tutto quello che per pigrizia non si è fatto prima. E la mud season, la stagione del fango, è un'altra delle cose su cui non avevamo proprio nessuna idea, sprovvedutissimi, e ci hanno molto aiutato spiegandoci un po' di cose. Per fortuna quell'anno è durata poco, ha soffiato del vento, non so cosa è successo, insomma, 15 giorni d'inferno, con le macchine che escono di strada, insomma, sporco dappertutto, la casa non si riusciva mai a tenere pulita la casa, nonostante ci sia questa mud room, la stanza del fango, in cui tu devi toglierti gli stivali, metterti sulle delle rastrelliere speciali, lavarli, comunque è fango ovunque, però per fortuna è durata poco. Tuttavia tu riesci a trovare la poesia anche nel fango, quando scrivi: vado a rileggermi Thoreau dà una dignità alle cose cui sembrava che nessuno avesse pensato prima, come lo sciogliersi del ghiaccio alla superficie di uno stagno. C'è un aspetto morale della sua narrazione, tutto ha importanza, ogni luogo, ogni ramo spezzato. L'attenzione è un dovere, senza attenzione nulla acquista dignità e nulla la trattiene. E mi ha colpito tanto, tra l'altro questo fa proprio parte del capitolo La dignità del fango. E tu riesci a trovare la poesia anche la pagina dopo 2 ore a spezzare rami di frassino, le dita hanno preso l'odore del legno. Un'immagine molto, molto bella. Sì. Thoreau, tu lo citi tanto, ne parlavamo prima, no? Sembra quasi che a un certo punto nella vita di ciascuno sia necessaria l'immersione nella vita dei boschi, del Walden. E parla un punto in cui mi ha altrettanto colpito, in cui citi Thoreau, è
quello dove parli dello stile di vita, cioè l'inverno anche come uno stile di vita rallentato, e il capitolo che si intitola Un anno senza prime pagine, in cui tu decidi di stare per un po' quantomeno fuori dall'ansia dell'irruzione del presente, dalle breaking news costruite per spezzare il filo dell'attenzione e del progetto e dello sguardo lontano. Questa frase mi ha colpito tantissimo, come se ci fosse tutta una cospirazione che tenta di distoglierci dal vivere il tempo presente anche guardando con lungimiranza, apportando il presente al ciclo di cui fa parte. E tu parli anche della conquista dell'autonomia insospettata, l'esperimento di vita di Thoreau, che ci ricorda di non accettare uno stile di vita senza aver tentato esperimenti alternativi. A me l'ho trovato uno dei punti più forti del tuo libro. Quasi sì. Un manifesto. No, ci sono tante cose qua dentro e vorrei proprio forse un attimo attenuare, nel senso che io non sono normativo, cioè non vorrei dare delle lezioni. Le lezioni sono state per me essenzialmente, non penso che, cioè non voglio dire a voi come vivere in generale. La cosa secondo me centrale di tutte queste cose che hai detto è che quando hai parlato di un complotto, no? C'è un complotto che una cospirazione che cercherebbe di distoglierci dal presente, dall'attenzione. E quello che vorrei dire qua è che molto spesso i registi di questo complotto siamo noi stessi. Cioè è vero che c'è lo spirito del tempo è quello di spingersi verso l'urgenza, l'accelerazione, però è vero che noi ci siamo facilmente adagiati in questo tipo di richiesta continua, di risposte immediate, non meditate. E per me è stato molto importante riuscire a fermare un po' questo per un certo periodo, poi appunto con letture lunghe, con Thoreau è un testo straordinario, molto strano, molto generoso, anche un po' arrabattato in certi punti, insomma andare a vivere in una capanna in un bosco, poi lui aveva tante lezioni da dare a tutti, è un vero normativo, anche perché poi si è molto impegnato sul fronte della disobbedienza civile, sul fronte dello schiavismo, delle disuguaglianze, e quindi questo aspetto normativo esce moltissimo nel suo libro, però in un certo senso anche al margine ha sempre ragione, cioè la dignità è un punto importante, non possiamo continuare a immaginare di non dare dignità alle cose che stiamo facendo, cioè bisogna fare proprio un investimento che lui ha fatto, che a me è sembrato importante raccogliere, e tutte queste cose vanno insieme, perché per avere dignità ci vuole attenzione, per avere attenzione ci vuole tempo, bisogna fare un po' delle scelte ogni tanto e dedicare del tempo a delle cose per poter fare in modo che l'attenzione poi vada su queste cose. E io devo dire, qui sono stato fortunato, nel senso che il tempo ce l'avevo e le cose chiamavano, come ho detto prima, cioè c'è stata una richiesta sempre della natura, delle situazioni, degli animali intorno a me, delle camminate, della montagna, mi sembrava quasi un peccato non fare queste cose che mi veniva richiesto di fare, quindi sono stato un po' facilitato in questo senso. Però sì, l'autonomia insospettata, che è l'ultimo punto che hai sollevato, è anche questo, che alla fine di questo percorso l'autonomia la conquisti, cioè l'autonomia rispetto a questa eteronomia, questo continuo richiederti di fare delle cose che in realtà sembra autonomo perché sei stato tu che hai deciso di importele, però alla fine è una richiesta a te stesso che viene da te stesso che non ha molto senso, no? E quindi la risposta a questa richiesta è quella di fermarsi e di guardare. Che la scrittura, no? È un atto in cui la scrittura è un modo, chiaramente, sì. Io poi sono di quelli che scrivono, lo dicevamo oggi in casa editrice, io scrivo ogni giorno un pochino, sono di quelli da nulla di sine linea, no? Un pochino ogni giorno, non mi metto a... Non è che poi decido di chiudermi 3 mesi per scrivere un libro, non potrei mai farlo. E tra l'altro forse questo può non l'ho raccontato nel libro, però questo libro è nato da una scrittura quasi quotidiana, nel senso è nato dal mandare ogni 2 settimane a casa
in Europa o agli amici in giro per il mondo, siccome io non sono sui social network, non pubblico le mie foto così, avevo deciso comunque di raccontare questa cosa, e ogni due settimane più o meno mandavo un raccontino, che poi in parte è finito qua dentro, in parte poi ho recuperato altre. Un altro strumento di scrittura per me è stato, visto che le cose le vedi, ti vengono, avevo un telefonino molto primitivo in tasca sempre, che però permette di attivare subito la funzione dittafono. Quindi a un certo punto sono andato a rivedere, avevo 400 messaggi vocali a me stesso, a volte strappati, perché col guanto non è che riesci a attivare il dittafono, quindi togli, nascondi la mano, parli così col freddo per raccontare una cosa che vedi, delle tracce per terra, i segni degli alberi. Quindi ho passato un'estate caldissima, poi invece con questa specie di frigorifero mentale che si apriva con le mie stesse registrazioni per riuscire a combinarle insieme. Anche questa è una testimonianza d'attenzione in un certo senso, però sul momento, devi bloccarla in qualche modo perché poi se ne va, poi la memoria ti inventa delle cose, la memoria ricostruisce, no? Ho cercato di stare abbastanza vicino a questi primi testi comunque. Allora, tanto volevo ora lasciare spazio alle domande dei gruppi di lettura, che so che sono tante, e inaugurando le domande dei gruppi con il concetto dell'ombra, quella sul concetto dell'ombra, giusto perché parlavamo dell'attenzione di quest'artista che è citato nel libro, che dice nessuna nota le ombre. So che è un pezzo che vi è piaciuto molto, e forse tu ci puoi far vedere... Sì, il famoso time lapse degli alberi con le ombre che ecco, lo potremo vedere adesso. Poi lascio. Solo invertire il. Sì, perché sì. Questo lo posso far girare e quello lo diamo. Grazie. Sì. In tutto questo periodo io ho fatto diverse cose che sono non veramente scientifiche, ma osservazionali, cioè ho fatto degli studi raccogliendo dei dati, delle foto, quasi 20.000 foto di questo soggiorno, centinaia di disegni e molti time lapse. A me interessa molto il time lapse come strumento di conoscenza, perché permette di far vedere delle cose, l'accelerato, no? Di vedere delle cose che non vedresti tipicamente. Allora, questo è un time lapse che ho fatto all'equinozio di primavera, primavera per modo di dire naturalmente, come vedete, e rappresenta, credo, una foto al minuto sul tempo, una decina di ore, forse un po' di più, 12 ore di giornata, insomma, forse un po' meno. E quindi in questo video si vede come le ombre girano. Io quello che volevo documentare è un fenomeno che mi interessa scientificamente, cioè il fatto che all'equinozio, se voi prendete la punta di un'ombra prodotta da qualsiasi oggetto, questa traccia una linea retta. Non fa un giro così, ma proprio una linea retta, cioè si accorcia, poi si riallunga seguendo una linea retta. Quindi volevo vedere se riuscivo a catturare questa cosa, quindi ho messo la macchina fotografica, ho messo il telefonino in realtà, a un certo punto si vede che passo con il phone, perché i vetri sono appunto case americane, non isolati benissimo, ancora un po' ghiacciati. E poi me lo sono partito, ho lasciato dei cartelli, attenzione, insomma, scienza in fieri, e poi alla fine me lo sono riguardato. Allora, penso che si veda abbastanza, vedete? Sì, abbastanza. È un po' un movimento un po' lento, però... innanzitutto la cosa che si nota, che dopo un po' ci si abitua, che il mondo del freddo è un mondo azzurro. Dove ci sono ombre, non è il bianco, non è bianco, non è grigio, è azzurro. Il cielo si riflette nell'ombra sempre. E quello che succede a questo punto, questo l'ho notato solo dopo la, vedete gli alberi che tremolano per il vento, no? Che a un certo punto le ombre, in questa situazione, non è che scompaiono, si congedano, nel senso che salgono sugli alberi e se ne vanno. Una cosa che non avevo mai notato, che non ho mai trovato in una descrizione letteraria, e che probabilmente richiedeva un time lapse come questo per poter essere osservata.
E ad un certo punto l'ombra cominciano a salire e poi se ne vanno e raggiungono la notte. Che è una... E quando l'ho visto io ho avuto, da un lato, il piacere epistemico che c'è nel ricercatore, però anche un brivido quasi di commozione, no? Perché è un congedo delle ombre, e va bene, le ombre interessano in generale, quindi bisogna fare un po' la tara di questo. E però l'altro punto veramente importante è che il mondo dell'ombra in cui ci si trova quando si è in una situazione come questa è un mondo veramente bianco, veramente azzurro, cioè un mondo che non... Scusate, adesso sono bloccato su qua, ecco. Cioè dovunque c'è un'ombra c'è cielo, sostanzialmente, quindi il cielo si riflette nella neve. L'immagine di copertina, per esempio, di questo libro, che è un'immagine straordinaria, non racconta questo, perché racconta di uno spazio senza boschi, no? Che c'è anche lì, perché ci sono questi laghi ghiacciati, però nel New Hampshire l'80% della superficie è boschiva e quindi necessariamente sei... Sì, sembra in una... però potrebbe essere benissimo un lago americano, no? Non è menzognera come immagine. Ok, lasciamo spazio al pubblico, non siate timidi. Aiuto. Sì, sì. Visto che non c'è nessuno. Ecco, questa esperienza in un luogo del pianeta così, tra virgolette, ostile, diciamo, per la gran parte dei suoi abitanti, ha portato con sé qualche cambiamento all'interno di te stesso? È la prima cosa. E in grazia a questa esperienza c'è una profonda nostalgia di questa esperienza e del territorio grazie a cui questa esperienza è stata realizzata? Beh, direi di sì, una risposta sì a entrambe le domande, però quello che succede nel caso di esperienze come questa è che hanno un po' una qualità onirica, che poi resta onirica anche nella memoria. Cioè, a volte uno non crede di aver fatto questa cosa, no? Era un sogno, beh sì, era veramente un sogno, cioè non solo era un'esperienza da sogno, ma l'ho un po' sognata, mi fa un po' questo effetto adesso. Infatti io per molto tempo non ho riguardato queste immagini, perché poi le immagini tendono a catturare i ricordi, no? Poi uno si ricorda soltanto delle cose che ci sono nelle immagini. Anche scrivere è molto utile per questo, perché permette invece di... Ah sì, poi è successo questo, la traccia scritta è una traccia che genera poi immaginazione, però recupera i veri ricordi. E quindi nostalgia sicuramente, come si può avere nostalgia di un bellissimo sogno, no? È una nostalgia strana a un certo punto. Non è. Se questa esperienza mi abbia cambiato, beh, direi di sì. Diciamo, è una risposta anche un po' semplice dire di sì, certamente mi ha cambiato. Poi, in cosa mi ha cambiato? Questo è un po' più complicato. Ci sono le lezioni ovviamente del freddo. C'è un certo tipo di priorità che sono state un po' rimesse in ordine. Questo, vabbè, forse è una cosa più personale. Ci sono dei ritmi di vita che sono cambiati molto. Ho molto nettamente deciso di chiudere con tutte le invasioni del lavoro in parti della mia vita che sono al di là delle 8 ore necessarie. Poi non ci si riesce sempre, però quantomeno l'intenzione buona c'è, quindi staccare il wifi durante il fine settimana, cose di questo tipo. Insomma, sono anche piccole cose che uno fa per riuscire poi a... E poi l'altra cosa, passare molto più tempo all'aria aperta di quanto non ne abbia passato. Mi piace stare all'aria aperta in generale, però mi rendo conto che non ci si passa abbastanza tempo, devo dire, anche durante la giornata, insomma, cercare sempre quell'ora per stare fuori, per camminare. Sono cose anche piccole, però hanno un effetto cumulativo, secondo me, interessante.
Ok. Devo dire che l'incontro è stato già molto denso, hai già detto molto, quindi probabilmente a tante domande hai già risposto in questo così. Però farei ancora un paio di domande, così poi c'è anche il tempo per chi avesse piacere di farsi firmare il libro da te. Okay. Quindi ancora un paio di domande, poi... Buonasera. Io ho letto un po' il suo libro come una sorta di metafora della vita, no? Il titolo, la lezione, mi sembrava ci dovesse insegnare qualcosa, e mi è sembrato che questo freddo potesse essere anche letto un po' come un freddo metaforico, cioè le avversità che noi ci troviamo a dover affrontare. E mi è piaciuto moltissimo la pagina dove lei ha parlato della ridondanza. Cioè, noi tendiamo ad affrontare le cose con uno schema molto semplificato, e invece questa idea della ridondanza, cioè di attivare tanti canali, tante modalità, come dire, per difendersi dal freddo, ma anche per superare quelle che, cioè, nella mia visione metaforica, sono un po' così le avversità che la vita ci pone. Volevo sapere se questa lettura era solo una mia interpretazione. No, o... no, è un tema molto importante che secondo me meriterebbe, io non avrò mai tempo di occuparmene, però che dei bravi filosofi ci dedichino un po' di tempo. La lezione della ridondanza in realtà è una lezione che stiamo dimenticando, che però è iscritta nella biologia. Per esempio noi, la nostra biologia è molto ridondante, abbiamo... insomma, una dozzina di modi diversi, il sistema visivo, una dozzina di modi diversi di misurare la distanza degli oggetti. La convergenza binoculare, l'accomodamento, indici di prospettiva. Perché è molto importante capire quanto sono distanti gli oggetti rispetto a noi. Tra l'altro, proprio per l'aneddoto, io sono molto contento di questa ridondanza, perché ultimamente mi sono fatto operare a un occhio, mi hanno messo un cristallino artificiale nell'occhio sinistro, per cui adesso io vedo molto bene da lontano con l'occhio sinistro e molto bene da vicino con l'occhio destro, e male con tutte e due a questa distanza, però pazienza a quel punto. E il cervello fa il suo lavoro, cioè quando sto guardando, lei la vedo benissimo, vedo che mi sta sorridendo, cioè, non ho gli occhiali, e posso leggere benissimo qua, e sono molto contento di avere due occhi. Ringrazio la biologia di darmi, uno sarebbe bastato per la maggior parte però è importante, e noi oggi siamo più sotto un'idea proprio di una cosa che si chiama tecnicamente streamlining, no? Proprio ridurre all'osso, tagliare i costi. Ci sono molti modi di trovare questa metafora nella nostra vita quotidiana. Io appunto, quando mi sono occupato di questioni di digitale a scuola, riduciamo tutto all'osso, cioè usiamo una sola interfaccia, no? Che è questo piccolo tablet che può sostituire tutto, perché è il coltello svizzero. Appunto, la metafora del coltello svizzero è la metafora del ridurre all'osso, no? Uno potrebbe immaginare di fare tutto col coltello svizzero, infatti molti di noi compriamo dei coltelli svizzeri che non usiamo mai, con questo mito del ridurre all'osso. Io chiederei a voi chi ha mai pensato di sostituire tutti gli attrezzi della sua cucina con un coltello svizzero, sapendo che può fare tutto. O non so, uno chef di un ristorante che dice: no, adesso facciamo economia di scala, buttiamo via tutto, la grattugia, tutto quanto, prendiamo un coltello. No, ci sono degli elementi mitici, secondo me, in questa idea di abbandonare la ridondanza. Gli utensili di cucina sono estremamente ridondanti, cioè potresti veramente semplificare, però è molto importante avere, come scuola è molto importante avere quaderni, lavagne, tablet e tante altre cose, perché le occasioni sono diverse e non sai mai cosa ti potrebbe capitare, cioè bisogna essere sempre pronti con molto più. E nel caso del perdersi, anche qui i database di cui parlavo prima hanno dimostrato che chi non si perde aveva molti strumenti a sua disposizione, chi si perde aveva solo il GPS, per dire, a un certo punto si scarica. Quindi sì, si potrebbe scrivere un inno alla ridondanza, se fossi Leopardi magari mi ci misurerei. Qualcuno ancora una domanda, una curiosità? Ok. Ma forse dopo non c'è il tempo di chiederlo direttamente, quindi ne approfitto adesso. Dopo aver letto La scoperta dell'ombra, per chi non lo sa è un altro libro dell'autore, ho cominciato a stare più attento alle ombre, no?
E sabato scorso, andando a ciaspolare in Valtroncea, ho osservato che, diversamente dal solito, le ombre erano grigie. Ti viene in mente una risposta? Come mai? Il sole è azzurrissimo, la giornata splendida, sole, azzurro, eppure tutto grigio. Non chiedo di meglio di poter essere portato a vedere questo meraviglioso fenomeno per poter, perché ti credo sulla parola, però vorrei veramente vederlo, mi piace. C'era anche Giulia. Anche testimone, vi credo, però vorrei proprio vederlo con i miei occhi, perché... È la prima volta, non mi è mai capitato. Forse un luogo, magari scriviamoci il nome del luogo e facciamo una meta turistica. Paese delle ombre grigie, questo è. Va bene, direi che abbiamo, purtroppo ci sarebbero ancora tantissime, infatti anche Esther ha anche un elenco di domande dei gruppi, insomma, però siamo comunque entrati veramente nel cuore di questo libro, ci siamo incantati a vedere foto, racconti, abbiamo viaggiato un po' anche con te questa sera, quindi grazie, facciamo ancora un applauso a tutti e due, grazie a Roberto Casati, grazie a Esther Armanino. Lo scrittore si metterà qua se avete piacere di far firmare questo o altri suoi libri, e appunto noi ci vediamo con le prossime iniziative e speriamo che abbiate passato del tempo molto piacevole e buone letture a tutti. Grazie. Every day and every hour, every second you're around, sparks fly. If I try to separate from you, I die. I must confess, I'm begging you, don't wanna be lonely tonight. I'm so confused when you're out of sight. You're my baby, I'm your child. I belong to you, every step I do. I belong to you, always with you.